Buonanotte a Bonini di questo nuovo video in cui mi nascondo dietro i pacchi di Amazon. Questi infatti sono una parte dei pacchi che avremo oggi in questo video, che verrà realizzato un po' a pezzi, un po' oggi, un po' la prossima volta, perché i pacchi devono arrivare, arriveranno un po' a tranche, un po' nel mentre, intanto, quando la voglia di arrivare. Quindi che cosa abbiamo qui? Abbiamo circa 150 euro di pacchi, in realtà anche qualcosa in più considerando gli altri che devo unboxare appena arrivano, come vi ho detto, perché ho avuto un po' di problemi, cose. Ah, la mia vita è un disastro. Però non preoccupatevi che tanto in questo video vedrete tutto quello che c'è da unboxare. Quindi devo lasciare un like, di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Cominciamo subito con il pacco più piccolo, perché so qui dentro cosa c'è. Perché è l'unico pacco che Amazon mi ha mandato da solo, ed è anche l'unico pacco che ha deciso di disintegrarsi. E quindi dovrebbe essere la biografia del tipo di McDonald's, almeno così mi sembra di ricordare. E signore e signori, ho indovinato! La vera storia... No, speriamo di poter dirlo anche dietro. La vera storia del genio che ha fondato McDonald's. Sono proprio curioso di vedere questo libro, che alla fine è anche corto, sono solo 250 pagine. Un mio amico mi ha raccontato la storia del film, un po' così, per sommi capi. E l'idea mi è piaciuta tantissimo. Ero proprio curioso di vedere questo tizio come ha fondato questa azienda. Perché ho segno di tradimenti, cose strane, cose che andavano fatte e che non sono successe. Stavo per rompere il coso, lo so. Che poi questo è bellissimo termosifone che amo Valeria Vedovatti, quindi evitiamo di distruggerlo. Quindi ho detto un po' di cose negative da leggere, un po' di gossip antico. Bene, compriamo questo libro. Ma andiamo avanti, perché adesso vi starete chiedendo cosa c'è nel pacco leggero ma molto lungo. Non lo so in realtà, quindi lo apriamo. Ah no, forse so cosa c'è, ma non ve lo dico. Ragazzi, è una cosa antica, un po' vecchia. È qualcosa che forse alcuni di voi non possono nemmeno ascoltare. Vi dico solo che è musica, Signore e signori, questo... Ah, si può dire semplicemente così senza tagliare niente. Vabbè, vi volevate dire prima. Tagliamo lui, signori. Il grande. L'elemento che adesso sta tornando in voga. Le cose antiche che come sempre non muoiono mai. Signore e signori, una scatola. Sì, signori, abbiamo una scatola, ho comprato questa scatola perché è dello stesso colore del tavolo, quindi ho detto molto carina, bella, la metto qui, che è stupenda. No, scherzo ragazzi, in realtà per chi ha visto l'unboxing del vinile di ultimo, sa che i vinili sono spediti da Amazon dentro 200.000 confezioni, perché sono molto delicati. Eccolo qua, il vinile di... Io non riesco a tirarlo fuori, evviva! Puoi venire da me? Il vinile di Robin Schulz. Ebbene sì ragazzi, stavo cercando qualcosa da ascoltare di diverso. Ma tutte ste scatole di diverso, di particolare. Ho detto, perché no? Cerchiamo di aprirlo adesso, così sentiamo l'odore del vinile. Perché sapete, no? I vinilofoli qui. Vininofoli. Vabbè, non lo so, io sono solo gli slavofili che c'erano durante la rivoluzione russa. Queste cose strane non le so. Aspetta, che c'è scritto qua? Apriamo questo bellissimo vinile, ok, che non è l'unico che vedremo oggi, ma soprattutto non è l'unico che vedremo sul canale, perché ne sto per comprare uno che vi dico solo che è viola, però non vi posso dire altro. Allora ragazzi, eccolo qui il nostro vinile, ovviamente qui ci sono tutte le canzoni, interessante, e da qualche parte ci dovrebbero essere anche i vinili, ah, eccoli qua, sono due, quindi abbiamo il primo che... c'è anche questo, ah, questo lo devo farvelo vedere! Questo non dovete vederlo, perché questo serve a scaricare la digital version dell'album. Questo non devo farvelo vedere, poi dovrò stare attento a censurare quella parte. Il nostro primo vinile con lato A e lato B. Disco ragazzi, il nostro primo disco, volevo dire. Vabbè, aprire e farveli vedere è senza senso, perché è un disco, cioè non è che ci sia molto da vedere. La cosa carina era l'album. E possiamo mettere anche questo a posto. Questo pacco è pesante. C'è scritto nuovo carico pesante ed è anche fragile. Voi direte perché? Perché se è fragile vuol dire che ho perso il mio taglierino. Eccolo, l'ho trovato. Signori, questo è il nostro terzo pacco di oggi. Ma cosa ci sarà al suo interno, vi chiederete? Ragazzi, qui c'è davvero il peso della cultura. E voi direte, come mai? Che adesso lo scopriamo perché c'è il peso per la cultura. Allora ragazzi, siete pronti? Siete pronti? Allora, voi non vedete manco io. Qui abbiamo un vinile, perché ovviamente è chiuso con la confezione dei vinili, ve la ricordate sicuramente. Ma, devo alzarmi. Ragazzi,
guardate cosa c'è qui dentro. Una tonnellata di libri che con calma vi descriverò. Ma prima apriamo il vinile, che è molto più bello ed interessante. Il vinile che c'è qui dentro è un vinile, non so aprirlo, e vabbè, niente, non si può fare una cosa fatta bene, vabbè, mi arrendo. Il vinile che c'è qui dentro è di un certo, di una certa persona che si chiama Biscotto, più o meno. In realtà non so se la traduzione sia in realtà Biscotto in italiano, ma chi se ne... Vediamo se avete indovinato. Quella della canzone, quella che ci ha tormentati per tutta l'estate, quella un po' house. Vediamo se vi ricordate, se vi tiro fuori il vinile che non riesco mai a tirare fuori. Signore e signori, l'unico ed imitabile vinile al contrario. Volevo dire, l'unico ed imitabile questo qui, ragazzi, con Sunset Lover. Spero che voi conosciate questa canzone, perché se non la conoscete vuol dire che non siete stati su Instagram quest'estate, perché era la canzone usata perennemente per ogni situazione estiva. Apriamo anche questo vinile, che questo dovrebbe essere invece fatto da un solo disco invece di due come quello di Robin Schulz, perché è più corto. Infatti l'ho pagato di meno perché mi serviva un vinile poco costoso, ammetto, sono povero. Quindi, se riuscissi ad aprirlo, vi ricordo che qui sotto in descrizione ci sono tutti i link per acquistare questi prodotti, e se acquistate da quei link date una mano alla crescita del canale. Ok, signori, ed eccolo qui, il nostro vinile. Sono più che altro curioso di vedere com'è il centro. Ah vabbè, è colorato con questa roba qui. Penso che questa parte verrà consumata perché c'è Sunset Lover, quindi ne sono abbastanza sicuro. E questa invece è la confezione esterna, devo dire è anche abbastanza carina, quindi mi piace. Ma ora è il momento dell'asta, della televendita e della cultura. Signori, quali libri ho comprato? Il primo libro è Crypto di Dan Brown, che è il primo libro scritto da Dan Brown e parla di cose informatiche, ed ero curioso di leggerlo, quindi ecco il primo libro. Flatland di non so chi, perché non voglio leggerlo e mi scoccio, che è un libro multidimensionale, parla di cose abbastanza strane, sono 150 pagine di stranezze matematiche e fisiche sulle dimensioni, e quindi come posso io non leggere un libro del genere? Ringrazio la mia prof di matematica per il consiglio. Poi abbiamo L'arte della vittoria, che è il romanzo, il racconto, la biografia del tipo che ha fondato la Nike, che ci descrive un po' come funzionava il commercio tanto tempo fa, quando andavi di persona a chiedere cose, robe, perché l'internet era un po' tipo ciao, sto arrivando. Ma poi andiamo avanti, perché ci sono anche i libri piccoli. Sì, questo è proprio minuscolo, quante pagine sono? Vabbè, questa poi è la versione per bambini, perché era quella che costava di meno, che poi è il Marco Valdo di Italo Calvino, quindi è la versione per bambini perché costava di meno, quindi ci sono le figure carine e coccolose come la bambina coi fiori, ricordatevi che Marco Valdo la bambina coi fiori, e quindi niente, questi libri, questi adesso che vi dico che sono un po' più di letteratura, mi servono perché volevo leggerli per l'esame di Stato, così ho letto il libro e magari mi do una mano a scrivere qualcosa. Ma abbiamo ovviamente anche dei libri un po' più recenti, tipo La storia di Facebook. Perché, ragazzi, a me interessa capire come a questo pazzo di nome Zuckerberg è venuta l'idea di fare questa cosa. Tutto perché ho letto la biografia di Elon Musk della stessa casa editrice e mi era piaciuto tanto, quindi ho detto, boh, magari anche questo mi piace. Cominciano poi i libri ancora vecchi, abbiamo infatti Pirandello con Uno Nessuno 100.000. Questo qui ti insegna a diventare famoso, perché sei da solo, su internet sei nessuno e poi diventi 100.000 fan che ti seguono. Abbiamo poi un altro libro sempre della Oepli, in questo caso è la biografia del tizio di Amazon, perché boh, ha fatto un sacco di soldi, può donare 10 miliardi all'ambiente, una cosa del genere, e per lui sono spicci. Poi abbiamo Einstein con due suoi libri in uno, e niente, Einstein, può essere interessante sapere che cosa dice sul mondo. La cosa bella è la frase che lessero, ho visto già, la roba matematicosa, guardate, la roba matematicosa, mi piace, proprio molto matematicosa. Mi è piaciuto una volta lo scambio di frasi tra Charlie Chaplin e Einstein, dove Einstein diceva che era colpito da Charlie Chaplin, che riusciva a comunicare tutto senza dire niente,
e Charlie Chaplin gli dice che era contento che tutti lo acclamassero senza che nessuno capisse niente di quello che diceva Einstein. Quindi mi è piaciuto questo scambio. Poi abbiamo il Fu Mattia Pascal di Pirandello, quello che oggi verrebbe arrestato perché non puoi far finta di morire. Poi abbiamo Gente di Dublino, quello lì di James Joyce. Perché l'ho comprato? Perché così mi leggo ste storie e sono molto più bravo in inglese che leggerlo soltanto sul libro lì, quelle cose che nessuno capisce niente. Poi c'è il libro più piccolo dell'universo, che è La Metamorfosi di Kafka, che è, sì, ok, saranno pure 90 pagine, ma avete visto quanto è piccolo? Cioè, è microscopico questo libro. Poi abbiamo ancora il... Aspettate. Ma che è successo a John Grisham in questa foto? È cambiato, è diventato molto più figo. Cos'è successo in questa foto a John Grisham? Comunque, questa qui è il settimo libro della saga di Cattleboon, scritto da John Grisham. Ho indicato perfettamente al contrario, no, ti ho indicato bene invece. E sto leggendo questa saga da non so quanto tempo, quindi sto continuando a leggerla. Ed infine, l'ultimo libro, ma non per importanza, D'Annunzio, il piacere, perché bisogna un po' lasciarsi andare alle bellezze della vita. E lo facciamo con i libri di D'Annunzio. Quindi ricapitolando, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 libri dovrebbero essere, ma ne stanno arrivando degli altri, quindi lascio la linea al prossimo unboxing sempre su questo video. Allora, io vorrei farvi vedere anche gli altri libri, ma tra ritardi, cose, mondo chiuso, Italia che non funziona, non so quando mai arriveranno questi libri. Quindi direi che per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace al canale, condividete la campanella. Mi dispiace, vorrei vedere gli altri 2-3 libri che mancavano, ma non preoccupatevi che sicuramente su Instagram ve li ho fatti vedere. Quindi speriamo che questi libri prima o poi raggiungano casa mia e noi ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci!